Ciao a tutti amici di Automoto.it e bentrovati. Giornata un po' particolare quella di oggi perché purtroppo se n'è andato Patrick Tambay, un pilota che ha vinto solamente due gare in Formula 1, ma ne ha vinta una molto speciale, ovvero il Gran Premio di Imola 1983, a un anno di distanza da quel fattaccio che successe tra Gilles Villeneuve e Didier Pironi. Paolo Ciccarone in diretta telefonica, nostro inviato sui campi di gara. Credo che Patrick Tambay l'hai conosciuto anche di persona. Sì, e tra l'altro ero lì a Imola nel 1983, dopo che aveva segnato la pole position, ero lì nei box e lui era sceso dalla macchina con calma, tranquillità, come se non avesse fatto niente di Niente. speciale. E tra l'altro all'epoca si facevano le interviste senza avere gli addetti stampa o gli operatori. Tra l'altro adesso, preso dai ricordi, stavo cercando una foto in cui si vede lui che sta mai al centro e io sto parlando da un lato e Giorgio Terruzzi dall'altra, perché Dall'altro. Terruzzi già all'epoca era un inviato di prestigio dei quotidiani nazionali. E quindi devo dirti, quella sorpresa nell'83 fu che lui ottenne una sorta di rivincita per quello che era accaduto a Gilles Villeneuve l'anno prima, anche se devo dirti, avvenne in una maniera abbastanza particolare, perché in testa c'era Patrese con la Brabham che uscì alle acque minerali e lì ci Vero? fu un'ovazione, una serie. È vero, perché Patrese Paolo non stava simpaticissimo poi ai tifosi italiani in quell'epoca, o sbaglio? No, non era simpatico, ma in quel momento Patrese stava praticamente togliendo una vittoria alla Certo. Ferrari, e la Ferrari era praticamente nel sogno di tutti, soprattutto poi a Imola, alla luce di quello che era accaduto l'anno prima. Certo. L'anno prima, tra l'altro, insomma, ricordiamo un pochino la storia, insomma, ci fu quel duello tra Didier Pironi e Gilles Villeneuve. Gilles rispettò, tra virgolette, il cartello messo fuori dai meccanici della rossa, chiaramente su indicazione della direzione Ferrari. C'era questo cartello slow che diceva di sostanzialmente congelare le posizioni. Didier Pironi non era molto d'accordo su questo cartello, insomma, anzi disse sì, io sono andato un pochino più piano, ma nel rispetto della meccanica, cioè secondo lui, secondo Pironi era un rispetto della meccanica, secondo Villeneuve era un rispettare le posizioni. Chiaramente tutti lo interpretarono come rispettare le posizioni, tranne appunto Didier Pironi che sfidò diverse volte appunto Gilles Villeneuve e andò addirittura a vincere la corsa dell'82. Da lì poi a Zolder successe il casino perché Villeneuve, che tra l'altro era anche molto amico di Pironi e chiaramente viceversa, se la prese tantissimo e pur di stare davanti all'amico nemico, diventato nemico in quell'occasione, tentò un'ennesima volta il giro di qualifica con le gomme usate e andò a finire contro la vettura, se non ricordo male, di Jochen Mass, giusto Paolo? Quindi di Sì, fatto, insomma. ci fu una serie di circostanze tali per cui il 1982 è una di Un quelle anno annate terribile, che certo. sì, le sceneggiature di Netflix al confronto hanno tutto da imparare. Di Certo. sicuro però con quella frattura di Imola all'interno della Ferrari tra Villeneuve e Pironi, la scomparsa di Villeneuve 15 giorni dopo a Zolder, L'incidente di Pironi. il dover trovare un sostituto, il sostituto fu proprio Patrick Tambay, e quindi in quel momento Tambay ha rappresentato l'anello di congiunzione del dopo Villeneuve, ma caldo, e quella che poi è stata la Ferrari dopo, e fu accolto dai tifosi con affetto perché lui era uno dei due amici di Gilles, Certo. perché l'altro era Arnoux e in precedenza era anche Pironi, perché essendo Villeneuve francofono, un Francofono, canadese di canadese, lingua certo. francese, si era creato questo gruppo di amici e di fatto quando la Ferrari decise di prendere un Tambay lo fece anche perché uno era un pilota della Philip Morris e quindi la Marlboro che ci aveva messo lo zampino, perché all'epoca la Marlboro a partire dal 77 aveva la terza McLaren Certo. che era una macchina che veniva data ai giovani esordienti, con quella debuttò Gilles Villeneuve, Tambay, Giacomelli, Piquet, per cui ci fu una serie di ragazzi che furono messi su quella macchina e pertanto la Philip Morris all'epoca voleva proseguire questa filiera e quindi questo fu uno dei dati a vantaggio, ma anche dal punto di vista psicologico. Enzo Ferrari, dovendo sostituire quella rossa numero 27 con un pilota, ne scelse uno che nell'immaginario collettivo era ben gradito e quindi Tambay fece da, come si Anello di dice, congiunzione, dai. anello di congiunzione, Sì. esatto. Se non che poi si arrivò a Imola nel 1983 con la pole position e la vittoria di quella rossa 27 che rappresentò il riscatto 12 mesi dopo di una frattura che era venuta all'interno della Ferrari e quindi il circolo si è chiuso.
Tanto che oggi proprio Riccardo Patrese ha voluto ricordarlo su Instagram dicendo che nel 1983 la cosa gli fece molto male, ma poi nel 1990, vincendo, Vincendo, certo. aveva pareggiato e ricordava con affetto il fatto che il figlio di Tambay, Adrien, corre col figlio di Patrese proprio nel GT e corrono insieme. Vero. Tra l'altro l'ho visto recentemente il figlio di Tambay perché non solo corre nel GT ma è anche un pilota Cupra e a quell'evento di Cupra che abbiamo fatto a Barcellona, ti ricordi, prima di quel dopo GP, uno dei piloti assieme a Jordi Gené, proprio del team di Cupra, è esattamente il figlio di Tambay che si chiama Adrien, che tra l'altro insomma è anche un ottimo pilota, ha sostituito Azcona, se non ho capito male, nell'ETCR ed è uno che insomma ci sa andare bene in macchina, quindi diciamo che il papà sicuramente gli ha trasmesso i geni giusti, ecco, per quanto riguarda la manetta. Però, diciamo, Tambay è arrivato in Ferrari, tu giustamente dicevi per il discorso dei piloti francofoni, anche per il discorso Philip Morris, ma se la meritava secondo te la Ferrari a livello proprio di pilotaggio? Non Sì, ne no. sono particolarmente convinto. No, devo dirti che all'epoca fu più che altro l'aspetto emotivo a prevalere nei confronti di questa scelta, anche perché la scelta numero uno era quella di Michele Alboreto, ma Michele Alboreto era legato al contratto con Tyrrell, e Tyrrell. Tyrrell, prima di mollare Alboreto, che chiedeva un pacco di soldi, e quindi dovettero aspettare la fine del contratto con Tyrrell, la fine del 1983, in modo tale da poi avere Alboreto in Ferrari. Quindi è E solamente un quindi anello di congiunzione, fondamentalmente, è stato Patrick Tambay per quanto riguarda l'universo Ferrari. esatto, e poi sempre in virtù dei buoni uffici fatti con la Ferrari, sempre tramite Philip Morris, ci fu anche tra virgolette l'appoggio, la sponsorizzazione in Renault, dove poi andò a correre gli anni seguenti, e quindi di fatto Ferrari all'epoca offriva sempre uno scivolo ai propri piloti, tranne in un caso, anzi forse due, perché nel 1988, quando Alboreto uscì, si ritrovò praticamente tutte le porte sbarrate, al contrario invece quando uscì Johansson gli avevano offerto una scappatoia. Arnoux non accadde per altre ragioni, però accadde per Tambay e accadeva normalmente per i piloti che si lasciavano con Maranello con buoni rapporti, Infatti di ecco. quella cosa lì di Alboreto Paolo un giorno ne parleremo, perché in effetti dopo che ha lasciato la Ferrari lui è finito, è piombato veramente nel nulla cosmico, Michele Alboreto, no? In team di seconda fascia, eccetera, eppure lui era uno che andava e che ha rischiato anche di vincere il mondiale, no? Quindi sarebbe un tema comunque che dobbiamo approfondire, però insomma rimanendo a Tambay aveva 73 anni, era del 1949, quindi non era neanche proprio anziano anziano, ma No, se morbo aveva di purtroppo il Parkinson. morbo di Parkinson, quindi negli ultimi anni ha dovuto lottare con questa patologia, ma questo non gli aveva impedito, ad esempio, di essere presente in Pirelli quando hanno fatto un evento storico, oppure alle serate dei vari Ferrari Club quando poteva, si muoveva e lo faceva sempre con il suo stile. Quindi per essere stato un pilota di transizione, in realtà ha fatto un anno e mezzo alla Ferrari con due vittorie e poteva per assurdo vincere anche il mondiale dell'82, perché ci fu una serie di Sì. episodi per cui ricordiamo che vinse Keke Rosberg con una gara vinta soltanto, Sì. quindi fu un mondiale di eliminazione. E poi nell'83, quando praticamente poteva tentare ancora l'assalto con una Ferrari C3 che era competitiva, in realtà il titolo se lo giocò quasi fino alla fine René Arnoux, anche se poi il problema fu quella Brabham con quella benzina un po' Un po' oltre i limiti tarocca. dei 104 ottani, e poi anche grazie agli errori di Alain Prost con la Renault. Quindi nell'83, che doveva essere un po' la conferma di quello che aveva fatto vedere nell'82, Tambay era un po' mancato, tanto che con le pole position, perché la macchina era velocissima, di fatto poi sprecava tutto al via, tanto che Enzo Ferrari coniò la dichiarazione, cioè il Sì. motto: questo qui soffre della sindrome del semaforo, Ah, per dire che ok. praticamente tutte le Figo. volte che c'era da partire non riusciva ad andare, e quindi l'aveva battezzato come un pilota molto emotivo che non riusciva a sfruttare le pole position da Comunque, questo di punto fatto, di lui e vista. Paolo è passato alla storia per questa incredibile vittoria nel 1983, appunto a Imola, riscattando quello che era successo l'anno prima dell'amico Villeneuve, fondamentalmente. Ecco, quindi, Sì, dopo, per esatto, carità, è quindi stato un pilota che ha guidato anche altre macchine, insomma, ha fatto una carriera in Formula 1 relativamente lunga, poi lunga, tra virgolette, in relazione a quello che era una carriera lunga in quegli anni.
però insomma ha guidato non solo per Ferrari, ha guidato anche per altri team e comunque era un pilota su cui si poteva puntare, no, di fatto, Sì, quindi... esatto, però devo dirti, paradossalmente era un pilota al quale eravamo molto legati noi di Rombo, perché io ho Sì? avuto la fortuna di lavorare per Rombo, perché Rombo nel Gran Premio di Imola 1981 fu lanciato il giornale Ok. e lui sulla Theodore aveva proprio la sponsorizzazione Rombo, il Di Rombo. settimanale a tutto motore, e quindi è stata praticamente è stato il nostro padrino da questo punto di Beh, insomma, dai, vista. niente male, Con... no? Ci sta come... Sì, è Carino. stato un po' il nostro padrino, anche perché all'epoca la Theodore, del miliardario di Hong Kong o di Macao, adesso non ricordo bene, comunque Sì. di quelle parti lì, Teddy Yip, aveva così questa voglia di Formula 1, e tra l'altro ci fu un episodio abbastanza curioso, perché Tambay si ritrovò a dover firmare un contratto scritto tutto quanto in cinese, lui rifiutò e Teddy Yip voleva piedarlo, no? Ho capito, non sai cosa leggi, cioè, dai, Sì, esatto, dove intervenne Bernie firmo? Eccleston della serie, no, aspetta, i contratti qui bisogna vederli in inglese, perché E scritto certo. in cinese probabilmente c'era qualcosa che non gli quadrava, questo per dire un pochino come era l'andazzo, ecco. Per cui poca presenza in Ferrari, ma di fatto ferrarista per sempre, perché oggi lo ricordiamo come un pilota Ferrari, anche se poi ha corso con Theodore, ha corso con McLaren, ha Sì. corso con Ensign, ha corso con appunto con Con Renault, Renault. con la Lola, quindi anzi era la Beatrice Sì, Haas, Beatrice. Beatrice, un omonimo di Ginas attuale, ecco. Poi esperienza nella Can-Am negli Stati Uniti, e proprio dagli Stati Uniti, nelle Formula Atlantiche, nelle categorie lì, aveva praticamente conosciuto Gilles Villeneuve, lì che aveva poi fatto Comunella ed era nato questo rapporto d'amicizia. Comunque devo dire che quella 126, non la Fiat, ma la Ferrari, è stata una macchina veramente molto sfortunata e nonostante fosse velocissima, perché oggettivamente era una macchina velocissima, dopo che l'hanno sistemata fondamentalmente, perché le prime 3-4 gare dell'82 ebbe dei grossi problemi, anche nell'81 si rompevano sempre le turbine, però poi in realtà quello era un progetto veramente vincente da un punto di vista prestazionale, cioè era una macchina che andava veramente molto forte e non ce l'era per nessuno. Il problema è che o facevano incidenti o si rompeva o succedevano delle sfighe maledette per cui nonostante tutto alla fine vincevano i mondiali gli altri vincendo una gara sola, che è una cosa incredibile se ci pensi, quindi è veramente una delle Ferrari più maledette che sia mai stata creata nella storia, tanto è vero che quella dell'82 le ha fatte rottamare personalmente Enzo, quanto mi risulta. Ma non lo so che c'è qualcosa in giro da qualche Sì, ne ho parte, vista per una lì cui... a Imola alle finali Ferrari, però era una macchina di fine 82 che credo si sia salvata dalla mattanza di Enzo, che magari era nascosta in qualche Ma no, magazzino, più che eccetera. la Mattanza, quella macchina lì aveva un grossissimo problema per quanto riguardava il telaio, che era In Omnicomb. Era in Omnicomb, e poi dopo l'incidente di Villeneuve fu rinforzato con degli inserti in carbonio che in qualche modo salvarono poi la vita di Die Pironi, perché con lo stesso incidente Pironi Sì. se la cavò, anche se con gravi fratture, mentre invece Villeneuve morì. E quindi di telai praticamente interi ce n'erano avanzati gran pochi da Pochissimi, sì. questo punto di vista. E poi all'epoca si riciclava molto, per cui l'anno dopo con le macchine a fondo piatto, la scocca, fu riciclato tutto quello che era possibile Modificarono, riciclare. eccetera, certo. Però credo che di 126 C2 originali dell'82, cioè quella di Villeneuve, per intenderci, non esiste neanche l'ombra, ecco. Cioè, c'era No, quella quell'esemplare lì no. c'è quell'esemplare lì che abbiamo visto alle finali mondiali di quest'anno, che tra l'altro portava il nome di Tambay, ma non praticamente Ma non non si era... praticamente non Sì, c'è nessuno. beh, lì c'è un po' di tutto di più, perché bisogna capire Ah, sì. Sì, nell'ambito diciamo, dove l'hanno esposta usarlo. loro la macchina, quindi mi presumo che sia pseudo originale. Però va anche detto Esatto. che, insomma, di fatto quella è una macchina che ha delle storie veramente molto intricate da raccontare e Tambay di sicuro le ha vissute di persona, sia da, appunto, da protagonista come pilota, ma anche sentendo le storie che raccontavano i suoi ingegneri e chiaramente anche la direzione di Ferrari in quel momento, che purtroppo ha vissuto delle annate veramente sfigate, perché tra appunto la perdita di Villeneuve e l'incidente incredibile di Pironi, e tutti e due praticamente eliminati dalla storia della Formula 1, insomma, sono state annate incredibili. Due grandissimi piloti, sostituiti comunque degnamente sia da Tambay che da Andretti, di fatto, però, insomma, diciamo che quella macchina ha portato veramente sfiga, fondamentalmente. Per quanto andasse forte, Paolo, perché oggettivamente era un oggetto che andava fortissimo. Sì, era una gran E tra macchina, l'altro era quello anche molto sì. bella, cioè era oggettivamente bellissima.
Detto questo, Paolo, grazie. Salutiamo la famiglia di Patrick També, insomma, anche il figlio, insomma, che ho avuto la fortuna di conoscere recentemente. L'ho trovato una persona veramente molto gentile, molto in gamba. Oggettivamente, insomma, credo che i geni della velocità li abbia presi dal papà. Sempre che non abbia fatto come Verstappen, che li ha presi dalla mamma. Va anche detto questo, però, insomma, salutiamo tutta la famiglia e chiaramente ci stringiamo anche noi virtualmente, Paolo, in un abbraccio a loro che insomma, hanno perso il loro caro e che insomma, però ci ha lasciato un ricordo sicuramente positivo nella storia della Formula 1 e che ci porteremo sempre nel cuore, come tutti i grandissimi elementi che hanno composto la storia di questo mitico sport di cui siamo molto appassionati. Grazie, Paolo, e a presto. Grazie a voi, buona serata. Ciao!